Ed eccoci qua ragazzi, siamo in un posto stupendo, mi sembra l'America, mezzo deserto, sabbia rossa. Sono qui con le tre beta e stiamo cercando di capire quale percorso attuare con queste tre moto dietro le mie spalle. Il percorso dovrà essere un percorso misto. Vi ricordo che io sono un amatore e quindi ora comincerò sicuramente con la Beta 350 quattro tempi, che comunque è la più semplice del lotto, per poi passare alle due tempi e vedere effettivamente pro e contro per un amatore che è la seconda volta che mette i piedi su un enduro. Ve lo ricordo sempre perché non sono uno che ci è andato tanto come magari questi due loschi figuri che mi ci hanno portato. A dopo, eh! E ricordatevi di iscrivervi al canale e commentare qui sotto se anche voi provate l'ebbrezza di queste motoracce. È arrivato il momento ragazzi di partire. Partirò esattamente da questo punto e dovrò ritornare a questo punto. Cominciamo col 350 quattro tempi. Siamo in tondo al buco. E ora ragazzi è il momento di provare la 300 due tempi X-Trainer, una moto un po' più bassa, leggermente più morbida, ma soprattutto dovrebbe essere un po' più cattiva, il giusto compromesso diciamo delle tre. Vediamo un po', io non ci sono ancora mai salito, rifarò lo stesso giro che ho fatto con l'altra moto. Come si comporta questo due tempi? Per il momento non male.
effetti il freno motore scarseggia, ragazzi. Timino. E ora, ragazzi, andiamo a provare sempre la Beta, la 300 due tempi del 2020, praticamente quasi il top della casa. Dovrebbe avere un po' più le forcelle settate bene, anche magari un po' per il mio peso, ma comunque ha delle componenti più racing. Non è proprio il top, ma ci si avvicina molto. Vediamo se effettivamente mi darà una mano, visto che comunque con l'altra sentivo l'anteriore che galleggiava un bel po', perché il motore due tempi quando prende la coppia spinge tanto e tendenzialmente prova a alzarsi. Ora proverò questa e poi faremo un resoconto generale. Questa è la tolta. Cavolo! Ragazzi, considerazioni a caldo di questi tre mostriciattoli.
Direi che per cominciare effettivamente i miei amici avevano ragione. Il 350 a 4 tempi è il giusto compromesso perché non ha tantissima potenza, rimane comunque con un freno motore ottimo, riesce a magari con una prima o una seconda aiutarti molto anche a chiudere le curve e a non usare troppo il freno, soprattutto quello posteriore. Invece le altre due tempi ho notato che l'X-Trainer comunque aveva un po' l'anteriore più ballerino, forse perché anche le forcelle sono più piccole di tutte e tre rispetto a tutte le altre due moto che ho provato. La coppia era importante, soprattutto ecco quando arrivava in coppia la moto tendeva molto ad alleggerirsi, mentre la 2020 direi che è stata quella che mi ha stupito di più, perché forse è un po' più stretta e riusciva ad agganciarmi molto di più, a stringere meglio le gambe. Come si traduce questo? In una stabilità leggermente maggiore in curva. L'unica cosa è che essendo anche questa a due tempi effettivamente non riuscivo benissimo a sfruttare il freno motore che non c'è e quindi a chiudere bene le curve. Infatti tendenzialmente ho allargato un po' più le linee, magari usando un po' il freno posteriore alla fine si riesce a dosare. Vi ricordo sempre che io è la seconda volta che uso una moto del genere, quindi è normale che non sarò un pro. Non mi scrivete sotto nei commenti c'è mio cugino che fa il pilota di sto e sapete cosa, perché sinceramente non ce ne frega nulla. Io mi sto divertendo con gli amici che si fanno due risate in mezzo alla natura. Vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare qui sotto, perché tanto siete cioppi, non commentate nulla, ma io ve lo dico a ogni video. E ci vediamo alla prossima. Ciao e gas!